Pronto? La segreteria di Vizzini? Senta, cortesemente, per parlare con Vizzini, con l'onorevole Vizzini come si può fare? Sono un blogger, sì, glielo spiego, ha ragione. Paolo Papillo della rete internet, blog Informazione dal Basso. Volevamo fare due domande all'onorevole, se possibile. Mi dà il numero perché sono in casa. Mi dica. 06 Paolo Papillo, Informazione dal Basso, un blog della rete internet. Siccome volevamo chiedergli conto, io ero fra le persone che l'altro giorno era con Beppe Grillo davanti. No, ma lungi, guardi, mi creda, lungi da fare una polemica non che esca dai canoni della correttezza. Però addirittura noi vediamo dal vostro blog che c'era questo appuntamento, e poi questo appuntamento è stato disdetto. Insomma, non è una cosa molto piacevole a ultimo momento. Io questo lo capisco, però se mi posso permettere così in confidenza di dirle una cosa, siccome mi sono occupato io personalmente di mandare il comunicato che lei ha trovato e che trova sul blog a me non era stata, cioè sul comunicato a me non era stata detta una data certa, cioè non c'era scritto martedì incontro Villo e Grillo, c'era scritto nei prossimi giorni. All'ufficio di presidenza della commissione darmi una data per audizione di Beppe Grillo con un comitato, con una rappresentanza del comitato promotore della proposta di legge. Io infatti ora sono dovuto ritornare in ufficio perché oggi era pure la mia giornata libera, tra parentesi, perché ho visto che è successo quello che è successo. Nel comunicato noi non abbiamo scritto martedì, ci vediamo, ci incontreremo con Grillo. Poi attenzione, non so se ci sia stata qualche telefonata personale tra di loro, però dal Va bene, comunicato guardi. ufficiale uscito dall'ANSA non c'è scritto martedì incontrerò Grillo. Ho capito, però Grillo sul suo blog scrive questo, io non penso che se lo inventi, eh. Abbia interesse ad ascoltare, probabilmente c'è stato un equivoco, mettiamola Non so cosa sia potuto succedere. così, però quello che le dico, guardi, sicuramente lei ha possibilità di accedere più di me al senatore. Quello che le dico, insomma, secondo me ci farebbe una gran bella figura il senatore Vizzini e il Parlamento nel suo insieme. Perché costringere, no, mi chiedo scusa, se no parla solo lei, abbia pazienza, perché costringere una persona, io ero lì sotto al sole, manifestazione proprio simpatica, senza né insulti, né, c'è proprio veramente una cosa molto civile. Però, prego? Sì, Riferito che ero lì sono presente molto io, quindi civile. ero lì presente. Quindi era solamente, ovviamente, volutamente polemica, è normale, perché insomma, c'era uno. Però, insomma, arrivare a questi punti di ridurre una persona a mettersi una maschera e andare davanti alla Camera per poter avere un po' di attenzione, a parte che i media si sono comportati in maniera, guardi, glielo dico adesso, questo esula da come uno, Immagino, immagino. perché guardi, siamo arrivati al punto che se andava qualcuno del Grande Fratello o della Leciso avrebbero mandato le telecamere. Arriviamo al punto che una persona che si fa latore del volere di 350.000 cittadini non viene neanche calcolato. Quindi il senatore Vizzini, secondo me, farebbe una gran bella figura a convocare Grillo. Io guardi, sono un collaboratore del senatore e sto prettamente qui a Palermo, quindi non ho molti contatti.
metto, vale, per principio non metto mai in dubbio le parole. Tu, per esempio, ho scoperto che addirittura già sia stata fatta una relazione su questa proposta sì, di sì, legge. Ma guardi, purtroppo... È stata affidata al senatore Malan, che ha già presentato in commissione, che è già allo studio della commissione. Quindi dico, cioè questa relazione esiste, non è ho che capito. Non esiste. Mi scusi un attimo, poi la lascio andare a sua voce. Quello che sarebbe opportuno, che magari... l'incontro avvenisse davvero reale, al di là degli atti burocratici o tecnici. Ecco, questo sarebbe molto significativo, darebbe un'immagine un po' diversa da quello che tanti di noi hanno del rapporto cittadino-istituzioni. Ecco, concluderei con questo, sinceramente. Chissà se riuscirò a parlare con il senatore. Io, guardi, gli ho dato il numero della segreteria lì del Senato. Va bene. E non so se lui è in aula o in commissione, non glielo so dire, però se non le dispiace può darmi un indirizzo email dove posso mandarle questo testo originale dell'ANSA. Sì, allora glielo dico, Vittorio Pampa, sì, Vittorio Pampa, sì, chiocciolina yahoo.it. Io lo sto mandando, riceverà un'email da Giancarlo Rossello. Va bene, intanto la ringrazio e auguro buona giornata. Sì, sicuri, grazie. Pronto? Sì, è la segreteria dell'onorevole Vizzini? Sì, chi parla? Sì, buonasera, sono Matteo Pellegrini del blog Informazioni dal Basso. Vorrei parlare con l'onorevole. No, il senatore in questo momento sta presidendo la sua commissione. Ah, perché ho chiamato un'oretta fa, mi ha detto di richiamare il fonoretta. Sì, ma il collega non lo sapeva perché non si occupa, io sono la segretaria. Ho capito. Quindi richiamo fra una mezz'oretta, quando... Che cosa lo cerca? Ma guarda, io ho parlato con... il redattore del suo blog a Palermo e gli ho chiesto di parlare con Vizzini, mi ha dato questo numero per parlare di... volevo fare due domande, cioè una cosa velocissima. Per che cosa? No, per quella questione dell'appuntamento con Grillo. Uscirà un comunicato stampa. Come? Uscirà un comunicato stampa. Su quale sito? Uscirà un comunicato stampa. All'ANSA? Comunicato stampa adesso quando se tra un'ora, tra mezz'ora, non lo so. Sì. Comunque ci sarà un qualcosa di ufficiale. Quindi non è possibile fare le domande? Guardi, credo proprio di no, perché appena finisce la riunite di prima e undicesima devono andare subito in aula. Ho capito. Quindi non lo vedo più quasi neanche io il presidente. Ho capito. Vabbè, allora aspetteremo il comunicato stampa. Va bene, grazie mille.